La gallina quando è gallina, ma quando poi diventa pollo, polla. Come il capone? Il capone è un pesce, signora. Il capone? Non è un pesce, capone. Si chiama capone? E io non lo sapevo. Ma che è tutti questi nomi? Un pollo nasce Puccino, diventa Iaggina, poi diventa Iaggio e poi diventa Capruni, Capuni, Capuni. Ma voglio dire, perché tutte queste... Cioè, perché cancia tutte queste cose? Upavoni? Capone, no, non lo conosco. Ok, domani lo cercherò in Google, come quando cerchi malattie, cerco io tutte cose là. Se tu dimmi hai un dolore, faccio aspetta un minuto, dici, oh, ne ho tutto, aspetta, vediamo chi ne esce. E ne, di solito ne esce sempre che stai morendo, sempre. Cerco le malattie nel Google, ne esce sempre fragundo camoro. Se, no, ma sempre, se voi, è vero, se voi andate a guardare, qualche malattia su Google la porta sempre gravissima. Arrivano dottori, ma questo non è niente. Questo non è. Ma come? Lei che ci sicca? Lei che questo non la sa perché questo non è niente. E io per dire nero muto tutto notti, avanti che arrivo a fare il nido, per arrivare non tutto nero muto, perché ovviamente mi sono aggiornata là e fragonto che c'erano 24 ore di vita. Vero, non ti sto scherzando, mi dice analisi rosata. Mi accecare uno per uno i risultati, quanti valori dovevo avere. Stava nascendo un fragonto camuleva. Non mi sento tanto. Io buona mi sento. Arrivano tutti le signore, ma chi mia sta? Ma perché chi lei, ovvio, a cucchiavo 70 anni, sta che in pensione, ci mancasse che stassi peggio lei. È normale. Comunque, avete cenato? Ancora no? C'è troppa confusione e c'è troppa confusione. Ha fatto bene, mangiavo prima, vero? Ha fatto bene. Certo, signora, facci sta fila perché se non che mangia più domani. E niente. Allora, io voglio sapere quanti di voi come me in la sua casa è una fassa. Per quanto si riguarda, si parla di cibo. Quando cuciniamo una cosa, mai su contenti. Io faccio la pasta, volevo una carne. Io faccio carne, volevo uno pesce. Io faccio pesce, volevo una pizza. Mamma, perché non becchiamo una pizza? Che mi rimane tutto sempre cucinato. Allora, quando cucino, i miei figli stanno uscendo sempre tutti pari. Ma dico io, avvisatemi. Dicitelo, mamma, sto uscendo, che io mi nuovo a gastronomia. Ma infatti signora Mambarai è stata chiucutta, hanno voglia di criticarmi, io mi faccio che sei in gastronomica, in dei funnelli. A mia non mi interessa, lei cucina signora, dico che ci piace cucinare come a mia. Ma perché stasera è qua? Dici c'è chi da come a mia, io mi l'acciuare, certo, chi da che non cucina mai, io. Criticata maledettamente da quel social tipo che sono tutti cuochi. A quali signora? A comprano le cose, e mettono dei piatti. Allora di mangiare si ritirano i mariti e ci sono che ci cucinano, non è vero. Perché si vede? Se io prendo una porzione di pasta e la metto nel piatto, che cosa capisci? Non la faccio io. Certo. Lei ci piace cucinare? Fonico un poco più alto, si può mettere per favore il microfono? Ci piace a lei cucinare? Ah, lei è sola. Matt, signora, io panini tutta innata stramangiava, non esiste. Fa bene perché almeno si vizia. Io fossi per mia, di camminare i panini arricchissono. Amore mio, stellina, cuore. Amore. Certo, dammi un bacio. Certo che ci conosciamo, vero? E comunque, ora?
però vado ad avvicinare, io non vi posso avvicinare tutti i parassitati e io sulla Gianni che ha fatto casa auto, io non ci sono abituata come a parlare, vi dovete alzare dalle sedie, avvicinatevi, poi quando vi dovete sedere per mangiare, fassittate e mangiate, no, voi siete già pronti per mangiare, quindi è giusto, no, no. Guarda, guarda, oggi non comincia, guarda come c'è più palle di gruppo, certo. Vi avvicinate, avete finito di cenare, avvicinatevi, signora, non mi dà le assi raccussini, si avvicini, che dobbiamo ballare. Facciamo confusione almeno, mettiamo unità. E si prende la sedia, si avvicini. Con la sedia, andiamo. A tipo i bambandichi quando si sentava una mandaponta, si mettessi da. Eh? Ci sono, si mettono con le sedie davanti alla porta e fanno benissimo. Perché almeno anche se sono persone sole è sempre in compagnia. Vi avvicinate? Che siete tutti lontano. Vi sostituire ai secci. Come no? Amma parlare! In questa casa è una fassa, mi si quando mi costa, fra figlia e marito c'è un mattirio, se diventa una pazza mi sta scoppiando la testa, già mi sento depressa e non ce la faccio più. Dai, mettiamoci qua, però vada su, sì, non canto più, susitivi le seggi, mi fanno disperare ogni serata da cudì. Grazie Gioia, grazie. Grazie, gentilissimo. Grazie, Gianni. Grazie. Ora dopo mi fermo, parliamo, abbiamo voglia. Allora, se vi mettete qua, io vi canto di vicino. Ecco, noi veniamo con il ma oggi un applauso! Statemi da noi! Che così mi piace! Le spacciate? Ma perché ci siamo spacciati? L'insegna a chiappare una maestra? No, scelto. Spati della mia zona. Ma ti sa quanti errori che dici, vabbè, perché ti voglio bene, ti lascio stare, non ti correggo. Quando la pensano come a lei, ma ce n'è che fanno anche il mese di agosto l'insegnante con me. Signore. Ce n'è che mi vogliono fare anche video, come si chiamano? Videoconferenze? No. Aspetta, come allora, si chiamavano? Tu sei, allora, posso dirti una cosa, tu sei speciale. Grazie. Perché sei spontanea. Sono così, per come mi vedono. Io sono piena di errori. Soprattutto nell'italiano. Le persone perfette non esistono, no, soprattutto questo lo so. A scuola. Brava signora! Un applauso signora, che a me non mi sento corretta. E comunque, allora, avviciniamoci, dai!